piace nulla di tutto ciò. A me piace solo andare al cinema. I miei genitori non me lo permettono. Mi sembra di essere l'unico in tutta la Toscana. In realtà, l'altro giorno ho visto un sito che dimostrava proprio il contrario. Andiamo! Vieni, Billy, andiamo a vedere la percentuale della popolazione in Toscana che va al cinema. Guarda, Billy, su questo sito di nome 8000 Census puoi vedere tutte le regioni e tutta l'Italia. E se noi andiamo sulla nostra, cioè Toscana, e andiamo su Lucca, possiamo trovare tutte le statistiche. Guarda, Billy, ho stampato i dati. Qui c'è scritto che in Toscana la percentuale delle persone a cui piace andare al cinema è 51,60%. Ma no, non sono sfigato. Ci sono molte altre persone a cui piace andare al cinema, leggere libri, fare sport. Andiamo a dire gli altri. Vai. Tutti in punizione ora. No, no, no. Ho scoperto che in Toscana ci sono diversi modi di trascorrere il proprio tempo libero. Come l'avete scoperto? Seguitemi! Oh, ah, eccomi! Cosa si fa nelle laurea informatica? Stiamo guardando le statistiche del tempo libero di Toscana. Ho scoperto che il 51,60% della popolazione toscana va al cinema tutti i giorni. Ragazzi, ma sapete che il 59,40% tutti i giorni ascoltano la musica come me? Invece il 48,30% della popolazione in Toscana legge almeno un libro all'anno, ma io leggo molto di più. Il 55,40% dei toscani tutti i giorni usa internet e pensare che il 27,30% non lo usa proprio. Che strano! Io ho scoperto che il 28,30% dei toscani pratica sport tutti i giorni, invece il 29% non lo pratica mai. Amici, lo sapete che il 13,20% sta con gli amici tutti i giorni e invece l'1,90% non ha proprio amici? Che bravi i miei studenti! Ci sono ancora 10 minuti di lezione! Sì! Sì. Madre. Ehi, Billy, scusaci tanto, tu non sei uno sfigato. Come abbiamo visto prima, ognuno passa il proprio tempo libero come vuole. Grazie.